personaggio più problematico. È stato più volte notato, anche recentemente, da Carlo Ginzburg, che ha dato la sua interpretazione al quadro in un libro del 1983, Indagini su Thiers, che questo personaggio è presente ma allo stesso tempo è assente. Il suo sguardo è perso nel vuoto. E forse egli stesso ha qualcosa dell'angelo, visto che è l'unico personaggio a piedi scalzi. La tesi, l'ipotesi che si tratti non di un personaggio vivo ma di un personaggio morto è stata più volte avanzata, il che è probabile. C'è chi pensa che il personaggio sia Odd'Antonia da Montefeltro e quindi che il sacrificio di Cristo e la morte violenta di Odd'Antonio si rispecchino. Chi pensa che questo sia un episodio poco significativo, tanto più che la morte violenta di Odd'Antonio era stata la fortuna di Federico. Insomma, c'è sicuramente un personaggio che appartiene al mondo dei vivi, ma forse anche a quello dei morti, e che partecipa ad un colloquio. Che tipo di colloquio? Il Passavant nell'Ottocento lesse nella tavola una scritta che è scomparsa per ragioni di scarsa manutenzione, eccetera, et convenerunt in unum. Convennero in una sola cosa. Abbandoniamo un momento questo tipo di analisi. Torniamo semplicemente a considerare che abbiamo una scena moderna in questo punto e una scena storica che sfonda in prospettiva, arretrata in prospettiva. Nella scena storica noi riconosciamo chiaramente, oltre al Cristo e ai flagellatori, la figura di un turco. Lo si vede chiaramente da un turbante, cosa che è anacronistica nella Gerusalemme, è vero, del primo secolo dopo Cristo, non esistono personaggi turchi come dignitari di Gerusalemme, ma principalmente ci accorgiamo che questo è un altro ritratto, esattamente come Bessa di Roma. Il personaggio è Ponzio Pilato, ma abbiamo le scarpe rosse e la berretta del potere degli imperatori di Bisanzio. Riconosciamo anche dal volto, dalla barba a punta, eccetera, un personaggio preciso, è Giovanni Paleologo, l'ultimo imperatore di Bisanzio. Ora, 1400 dopo il 53, in esilio in Italia, rappresentato come Ponzio Pilato. Il che funziona perfettamente, perché Giovanni VIII Paleologo, proprio in rapporto ai progetti di crociata, in rapporto ad una politica aggressiva rispetto all'aggressore, è vero, è il turco, è un tentennatore, è colui che non prende decisioni, è veramente figlio di una famiglia ormai in estinzione come quella paleologa, e quindi viene presentata come colui che non decide né nel passato Pilato né nel presente ultimo sfortunato ma inetto imperatore bizantino. E allora la contrapposizione diventa netta: Ponzio Pilato e Bessarione. Giovanni Paleologo, incerto ed inetto, e Bessarione invece più che attivo e con un progetto estremamente preciso di riscatto di che cosa? Di quelle sofferenze della Chiesa presenti che rispecchiano le sofferenze della Chiesa impersonate dal Cristo. Quindi un rapporto diretto sia di personaggi sia di sottintesi di antico moderno, ripeto. Le sofferenze di Cristo flagellato rispecchiano la Costantinopoli conquistata e messa a ferro e fuoco dal turco. La inettitudine di Paleologo si rispecchia invece nel progetto del Bessarione, e noi possiamo pensare che è di questo che stanno parlando i tre, i quali possono rievocare le antiche vicende dell'inizio della Chiesa, vale a dire le sofferenze del Cristo,
rispecchiandole nelle sofferenze presenti della Chiesa stessa. Tutto questo è interessante, ma non ci basta ancora, perché il quadro è molto più complesso. Rudolf Bitcover ha dimostrato che tutto l'impianto del quadro, figure, spazi, architetture, è modulare. Vale a dire, è basato su un modulo estremamente preciso. E il modulo è dato dalla altezza del Cristo. Il che è evidente, perché rispecchia esattamente l'antropomorfismo di cui abbiamo parlato a proposito delle ingenue, se volete, basi teoriche di Francesco Di Giorgio, e che appartengono a tutte le avanguardie del XV secolo. E l'uomo perfetto, chi potrebbe essere se non Cristo? E la misura della colonna a cui Cristo è legato durante la flagellazione si pensavano estremamente note. La colonna che esiste ancora, quella che si pensa essere stata la colonna della flagellazione, esiste ancora in Laterano e poteva essere tranquillamente misurata da Piero della Francesca. Questa è l'ipotesi fatta da Bitcover e ripresa da Ginzburg. Quindi abbiamo una modularità che si lega, un umanesimo che si lega ad un tema squisitamente religioso, cristologico. Ma non ci basta ancora. Perché? Perché osserviamo di nuovo questa colonna e questa spartizione. Su questo dobbiamo mettere ora l'attenzione. Capolavoro prospettico, vedete che le linee prospettiche si incontrano più o meno in questo punto. Ma quello che è interessante è che questa striscia che riguarda il terreno divide la scena antica dalla scena moderna, esattamente come questa colonna che partecipa sia a questo baldacchino nella quale avviene la flagellazione, sia all'esterno di città in cui sono immersi i tre personaggi. Ma non è solamente questa pavimentazione e questa colonna che appartengono a entrambe le scene. Appartiene a entrambe le scene anche quest'altra pavimentazione, vedete, perlomeno le linee portanti, perché poi qui all'interno si differenzia per questo gioco di scacchi e triangoli bianchi e neri. Ma quello che è importante sono queste linee di pavimentazione bianca e poi in laterizio che diventano, vedete, doppia, una prospettiva, diciamo, che ci parla di uno scorrere della rappresentazione sull'orizzontale, e due modi di approfondire la visione verso il fondo, verso la città e verso il palazzo di Pilato rappresentato. Dal punto di vista della teoria architettonico o artistica in generale, faccio notare ancora una doppia corrispondenza uomo-colonna. Ricordate che l'antropomorfismo di Francesco Di Giorgio non solamente inseriva l'uomo nelle misure universali o nelle grandi figure della città o del cosmo, ma anche la colonna aveva origine antropomorfica, come i suoi particolari, come i capitelli, eccetera. Qui lo abbiamo due volte affermata: la prima volta nel legame Cristo-colonna, la seconda nel Vessarione-colonna. Abbiamo sempre questa affinità corpo umano colonna, ma non è questa la cosa più importante, perché se noi usiamo una prospettiva creata secondo le regole di quelle perspettive pingenti, quindi una perspectiva artificialis, una prospettiva matematica, scientifica, non più la doppia prospettiva fiamminga, non più la prospettiva arbitraria oscillante ad esempio dell'Annunciazione di Francesco Di Giorgio, di tanti quadri quattrocenteschi, ma una prospettiva matematica e scientifica, noi abbiamo che la stessa messa in prospettiva non riguarda solamente lo spazio, ma riguarda anche la storia. In quanto tutto quello che abbiamo detto ci porta a concludere che il parallelismo di scena moderna rispetto alla scena antica viene confermato proprio dal fatto che abbiamo un primo palcoscenico, questo qui di fronte,
che accomuna la scena antica e la scena moderna, e che se noi leggiamo il quadro proprio scorrendo in orizzontale, come ci obbliga il deciso gesto proprio pittorico di segnare la pavimentazione partendo dall'orizzontale della visione, noi abbiamo uno scorrere che dall'antico arriva al moderno, che dal moderno ritorna all'antico, che corrisponde a quello che io chiamavo un mettere in prospettiva la storia. Non so se il concetto è immediatamente percepibile, ma possiamo eventualmente poi discuterlo in sede di seminario. Che vuol dire storia messa in prospettiva? Ma è esattamente ciò che l'umanesimo si propone. Cosa si propone l'umanesimo studiando filologicamente i testi antichi? Che siano architetture, che siano i testi di Aristotele, che siano i testi di Proclo, è vero, di Giamblico o di Pitagora, che importanza ha? Ciò che è importante nel concetto di filologia è che l'episodio antico trova la sua collocazione nell'antico, non si schiaccia su noi contemporanei. Vale a dire che viene immediatamente, d'un balzo, superata la concezione medievale del rapporto con la storia. Il Medioevo non aveva mai abbandonato una contemporaneità con noi. Quando io mi sento contemporaneo di qualcuno o di qualcosa, uso questo qualcuno o qualche cosa in maniera estremamente noncurante. Ma se io mi sento in rapporto di distanza, vale a dire se misuro prospetticamente la distanza rispetto a qualcosa di passato, misuro proprio il tempo che è passato. Quindi ricolloco l'evento al posto giusto. Interpreto non alla moderna Aristotele e Platone, ma l'interpreto alla greca. Sono interessato alla vera interpretazione del testo. E badate che questo concetto è anche nel quadro, perché è un tema cristologico evangelico che si accompagna a una vasta operazione di riscoperta e di studio sulle fonti antiche dei Vangeli piuttosto che sulle vulgate moderne. Quindi questo piccolo quadro di Piero della Francesca appare densissimo di significati da tutti i punti di vista, da quello iconografico a quello squisitamente pittorico. E forse si comprende che cosa significava proprio questa concezione di arti urbinate come matematica metafisica. Certo, compensazione di natura e astrazione, ma vedete addirittura capacità di usare la prospettiva non solamente in senso spaziale, ma anche in senso temporale, e la possibilità di una evocazione del tempo, di una vocazione del tempo passato, basato su regole matematiche e scientifiche. Ma avevo detto prima che Federico da Montefeltro non ha un'autorappresentazione, una rappresentazione di sé unica. Alle tendenze matematiche derivanti dalla cultura di Piero della Francesca e Luca Pacioli risponde invece un realismo nordico in questo ritratto di Federico da Montefeltro, che è stato a lungo attribuito al Berrughete, che aspettiamo che qualcuno ce lo smentisca in maniera persuasiva per non credere più che sia di Berrughete. Per ora continueremo a darglielo. Quello che è interessante qui innanzitutto è che è un doppio ritratto. Questo è Guidobaldo da Montefeltro, il che ci permette di datare questo quadro. Questo è un bambino di circa 4 anni, il quadro potrebbe essere intorno al 1476-77. Quello che è interessante è che viene rappresentato il principe nel suo studiolo. Vedete uno spazio estremamente piccolo e compresso. Studieremo dopo domani il significato di uno studiolo umanistico, ma nello stesso tempo nella sua doppia funzione, l'ermellino dell'umanista, le armi. Il doppio concetto, o meglio quello sposalizio, armi, littere, di cui abbiamo parlato all'inizio. Il principe legge, per leggere ha deposto l'elmo.
e ce lo esibisce quest'elmo, fa vedere che per abbracciare il libro deve deporre l'elmo mettendocelo in primo piano per terra. Ha persino deposto l'altro suo copricapo, che è la mitra. La mitra ducale, quindi il quadro è sicuramente dopo il 1474. Però ci esibisce, vedete, lui ci mette questa gamba, proprio ce la sbatte sotto gli occhi, per farci vedere che lui ha la decorazione della giarrettiera, anch'essa attribuitagli nel 1474. Quindi è una rappresentazione del principe umanista con tutti i simboli del potere, e con un preciso significato, perché il figlio ha lo scettro del duca, anche il ducato è attribuito come la mitra a Federico nel 74, che significa che lo scettro lo ha Guidobaldo. È la sicurezza dell'eredità, la sicurezza della continuità familiare nella conduzione del ducato. Lo scettro, la morte di Federico, passerà a Guidobaldo. Ed anche qui potremmo poi parlare di un naturalismo, o meglio di un realismo pittorico molto diverso da quello di Pierre, è proprio un realismo fiammingo, quello che è attento ad esempio ai girali di questo leggio gotico, a tutte le collane, alle perle, alle decorazioni della veste di Guidobaldo, o addirittura al luccichino della corazza o dello scranno di Federico, che logicamente rappresentano qualcosa di molto diverso all'equilibrio naturalismo-astrazione di Piero della Corsetta. Ma tutto rientra, dicevo, nella cultura Corbinate, che è molto di più che da Berrughetti o da Giusto di Ganda, è influenzato dai teoremi prospettici di Piero. Come dimostrarlo? Beh, anzitutto vi posso mostrare due tavole che vengono chiamate convenzionalmente le tavole Barberini. I prudenti attribuiscono queste due tavole, questa e la successiva, questa, a un imprecisato maestro delle tavole Barberini. Tavole estremamente importanti perché, più che anonime, possono essere attribuite ad un personaggio piuttosto misterioso, che è un fra Carnevale, il quale da varie fonti ci appare essere stato il maestro di Donato Bramante proprio nella mente orbitale. Questo collegherebbe teoremi di Piero della Francesca a Donato Bramante, e vedremo come il linguaggio bramantesco molto debbia all'ambiente orbitale, in particolare a Francesco di Giorgio. Vi faccio solamente notare come in questo impianto in cui l'architettura domina, questo grande arco trionfale, proprio plasmato sugli esempi degli archi a tre fornici dell'antichità, che introduce la prospettiva della chiesa sbarrata da questo barco, a Venezia si chiamavano barchi di sicori sopraelevati, è vero che interrompe questa prospettiva, e nello stesso tempo la formulazione ad albero. Vedete che queste due colonne dell'arco trionfale sono dipinte come se fossero dei tronconi di albero, riprendendo un teorema vitruviano, vale a dire la origine arborea della colonna, è vero la colonna che è la trasformazione aulica del tronco primitivo. Quindi un gioco mentale che avrà conseguenze nell'architettura di Bramante, perché Bramante la tradurrà in pietra nelle colonne della canonica, del chiostro della canonica di Sant'Ambrogio a Milano. Quello che ci interessa è il clima, dicevo. È il clima prospettico di Piero della Francesca, che trova una precipitazione, come direi, una estremizzazione. Uno dei poli, perlomeno, dell'arte di Piero diventa un polo estremo. Esattamente come avviene nei famosi pannelli di cosiddette città ideali, di Urbino, di Baltimora e di Parigi. Un momento di considerazione di questi pannelli, perlomeno di quello di Urbino, che è stato variamente attribuito. Si era pensato addirittura a Luciano Laurana, uno degli architetti principali del Palazzo Ducale di Urbino.
Si è poi pensato addirittura a Piero della Francesca. Si è pensato a una serie di personaggi più incredibili, con funzioni di questa tavola anch'esse molto ipotetiche, in quanto che Krautheimer, che è uno storico di primissima qualità, aveva però nel 48 pensato che questa tavoletta, insieme a quest'altra e all'altra ancora, di Berlino, quella prima era di Urbino, questa è di Baltimora, rappresentanti, sembrerebbe, delle città, diciamo, ideali, poi capiremo perché non funziona, fossero delle scene dipinte per teatro. Vale a dire che fossero delle vere e proprie quinte teatrali, o meglio ancora, dei fondali, o meglio bozzetti di fondali per riprese di commedie antiche rappresentanti la scena tragica, la scena comica e la scena satirica, secondo questo è detto da Vitruvio. È stato però obiettato addirittura Battisti, uno storico scomparso pochi giorni fa, di grande valore ma anche di grande fantasia, addirittura aveva pensato che questa tavoletta fosse stata dipinta da Leon Battista Alberti per la sua commedia giovanile, il Philodoxios, degli anni 30, cosa impossibile, adesso vedremo perché. È stato però obiettato a Krautheimer da Chastel, André Chastel, qualcosa di molto intelligente. Vale a dire che si può capire la funzione di queste tavolette prospettiche solo se si considera nel suo insieme la vastissima produzione, proprio una produzione a valanghe di intarsi e tavolette prospettiche fiorentine del 400 e del 500 con funzioni decorativo-funzionali. Vale a dire che rappresentazioni di città di questo tipo sono più che frequenti in centinaia, centinaia e centinaia, ad esempio, di pannelli intarsiati. Pensiamo ad esempio agli stalli del coro di Monte Oliveto, a quelli della cattedrale di Cremona, a quelli del Duomo di Verona, ma anche delle case private, e che queste rappresentazioni erano molto ma molto comuni, specialmente considerate la piccolezza di queste tavolette, come decorazione dei cassoni nuziali, lignei, quindi decorazioni orizzontali che venivano inserite in questi mobili che contenevano il corredo della sposa. È stato però ancora obiettato qualche cosa, che tutto funziona fuorché l'orizzonte prospettico. Perché se queste rappresentazioni fossero veramente per un cassone nuziale, bisognerebbe, il pittore, che è molto abile, avrebbe dovuto tenere presente l'orizzonte molto basso, mentre invece abbiamo, voi vedete, un orizzonte concentrato più o meno in questo punto e in questa linea, quindi quasi ad altezza di una. Questo ci permette di pensare ad un altro elemento decorativo funzionale, vale a dire la spalliera. Spalliera, quindi pannelli inseriti in dossali lignei che formavano molto spesso nelle sale di rappresentanza, ma anche nelle camere da letto, il rivestimento della parte bassa della stanza, mentre la parte alta poteva, non doveva, ma poteva essere affrescata. Detto questo, quindi riducendo di molto il significato intrinseco di queste tavolette, si tratta di semplici decorazioni da stanza. Detto questo, c'è qualcosa di molto interessante in loro. Città ideali, sì, no, non si vede perché. Quello che è importante considerare è che uno dei poli della ricerca di Piero della Francesca, proprio il polo astrattivo metafisico, viene fatto precipitare esattamente come nelle tavole del maestro Barberini, nelle tavole del supposto Fra Carnevale. È l'elemento di geometria pura che, se considerata da Piero all'interno di una visione anche realistica, ammette il colloquio con la realtà. Paesaggio, ruche,
il cesto domestico nella Madonna di Senigallia, ma se quella geometria la saluto come assoluta, quella geometria farà il vuoto intorno a sé. Questa città è inabitata e inabitabile. Domina, voi vedete, il geometrismo di questa chiesa a pianta centrale, a pianta addirittura circolare, quindi la più perfetta delle forme geometriche chiuse in se stesse, due pozzi poligonali, esattamente calibrati all'ingresso delle due strade, due fondali, fondale di chiesa, fondale pare di portico, due file di case in cui appare un pluralismo, in cui appare una diversa modellistica, ma attenzione. Sul lato sinistro noi abbiamo l'esplicitazione di un'architettura trilitica, colonne, trabeazione, lesene, trabeazione, colonne, trabeazione. È vero, è proprio l'esaltazione di uno dei modi dell'architettura antica, quello basato sulla maglia strutturale e sul trilitico. Sulla destra abbiamo un'alternativa, pilastro arco, ordine piedritto arco, arco arco, vale a dire la seconda alternativa, invece della struttura trilitica, la struttura voltata. Letto in questo modo, noi abbiamo un rapporto sinistra-destra con le due strutture fondamentali dell'antichità pienamente esplicitate, abbiamo veramente un quadro teorema. Da questo quadro teorema l'uomo viene espulso, non ha posto. Troppa geometria in questa dimostrazione. E che nella struttura trilitica, in una delle due alternative, in quella di sinistra, ci possa essere anche una riflessione su schemi di Francesco Di Giorgio è possibile. Vi faccio rivedere, stiamo parlando, vedete, di questa di questo palazzo importante, anche perché in primo piano tutto svuotato da portici, senza arcate, colonna trabeazione, lesene, eccetera eccetera, e riguardiamo un disegno del codice saluziano 148 che abbiamo già visto nell'ultima lezione, con questa idea di Francesco Di Giorgio che si trasforma facilmente in quel palazzo che abbiamo visto prima, riempiendo il piano qui intermedio. Quello che intendo dire non è che Francesco Di Giorgio sia l'autore di quella tavoletta, bensì che l'autore di quella tavoletta ha a che fare con la cultura di Francesco Di Giorgio. Vedete che la diapositiva qui da cui è stata tratta, la foto da questa diapositiva, aveva una didascalia Luciano Laurana. Luciano Laurana. Logicamente è impossibile. Ancora una rappresentazione, noi si potrebbe dire sì, ma qui esistono dei personaggi umani, si potrebbe rispondere sì, hanno la stessa funzione che hanno gli uomini che si stanno trasformando in statue di sale nei quadri metafisici di De Chirico, o le statue che hanno apparenza umana negli stessi quadri metafisici di De Chirico, vale a dire che abbiamo un irrigidimento delle figure, le quali sono costrette a divenire enti geometrici come l'idealismo di tutti gli enti geometrici di questo quadro. Ma al di là di queste cose generiche possiamo vedere che di nuovo a sinistra e a destra ci vengono presentate le due alternative fondamentali dell'architettura. Sistema trilitico ora sulla destra, sistema voltato sulla sinistra, ma arricchiti della travata ritmica. Arricchiti vale a dire di questo elemento, 2-1, campata stretta, campata larga, campata stretta, ugualmente qui, solamente la parte superiore, campata stretta, binato di lesene, campata larga, stretta, larga, chiamata appunto travata ritmica. E che questa volta esista un soggetto che non riguarda più Urbino, ma che sembra riguardare, mi azzardo l'ipotesi, poi ve la dimenticate subito, se questo fosse un cassone nuziale o l'arredamento di una camera nuziale, lo capirei benissimo, perché si tratterebbe di un romano che ha sposato una fiorentina. Voi dite, come si fa a riconoscerlo? Perché abbiamo un arco di trionfo al centro, un arco di trionfo all'antica, che quindi salda le due figure del battistero di Firenze e del Colosseo. È proprio una dimostrazione di alleanza Roma-Firenze che per un'opera artistica di così poco valore commerciale allora
può avere solamente significati domestici. Due famiglie che si sono imparentate. Badate, qui solamente a scopo di esercitazione didattica, perché non c'entra più, c'entra sì col clima di precipitazione della pittura di Piero della Francesca, ma non c'entra più col clima ordinato, semplicemente a scopo di esercitazione vi posso dimostrare come sia poco importante sapere chi ha eseguito questa tavola, ma che è possibile capire perfettamente l'ambiente in cui viene eseguito. E l'ambiente, ve lo dico subito, è la bottega di Giuliano da San Gallo a Firenze. Quindi sì, cultura ordinata, ma a Firenze. Dice, come fai a dirlo? Ve lo dico subito. Innanzitutto l'interesse in maniera particolare, perché questo è il battistero di Firenze, ma non come esso è trasfigurato. Dobbiamo riconoscerlo così come questo è Colosseo, ma non come quello è. Con un occhio un po' attento possiamo vedere opere diverse di Giuliano da San Gallo qui riflesse. Innanzitutto la struttura di un palazzo basato su un reticolo astratto, lesene trabeazione, che non è affatto un modello corrente in quell'epoca. Era stato usato, questo lo sapete tutti, da Alberti in Palazzo Rucellai, ma era stato un modello perdente. Chi l'aveva reinterpretato è proprio Giuliano da San Gallo nel Palazzo della Rovere a Salerno. Ma c'è un altro elemento in quella tavoletta, vi faccio osservare un particolare che è estremamente, estremamente personale, singolarissimo, e da nessun altro usato. Il particolare è questo. Questo qua sotto sembrerebbe essere un ordine dorico. Per essere un pilastro dorico non rispetta il canone degli 8 moduli dell'altezza rispetto agli angoli, vale a dire è un dorico estremamente schiacciato. Ma non basta. A questo dorico schiacciato che cosa genera? Al piano superiore genera una coppia di lesene che poi si ripete. Quindi è una struttura d'albero, l'albero tronco basso, due rami superiori. Eccola qui. Questo disegno è un disegno del codice Vaticano Latino 4424, chiamato il Libro Grande di Giuliano da San Gallo, in cui Giuliano che cosa ci dà? Ci dà un progetto del primo dei primi anni del Cinquecento per la Torre Borgia in Vaticano, un progetto che non verrà eseguito se non nella parte superiore, ma in legno, e brucerà nel Cinquecento. Quello che ci interessa però è questo particolare. Pilastro dorico, vedete addirittura con un solo toro, schiacciatissimo, che dà origine a due lesene. Questo particolare non si ritrova nell'architettura 4-5-5-500esca, se non in questo disegno autografo di Giuliano e nel quadretto di Baltimora. Questo, ripeto, non significa che il quadretto di Baltimora sia fatto da Giuliano, ma dobbiamo tenere presente la struttura delle botteghe, la struttura delle botteghe quattrocentesche, per cui capiamo del quadretto di Baltimora la derivazione di bottega sangallesca. Ma proviamo a creare un ponte fra tutto quello che abbiamo detto oggi e quello che studieremo domani, vale a dire proprio il vero e proprio palazzo di Federico Montefeltro. E riprendiamo un momento come immagine generale. Nel cortile, ma più ancora più importante per quello che vi leggerò, nella sua configurazione in rispetto al paesaggio e in rispetto alla città, in quanto che abbiamo una breve descrizione di questo palazzo nel Cortegiano, nel libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione, che malgrado la sua pubblicazione nel 1529 rispecchia colloqui fatti alla corte di Urbino nei primi anni del secolo XVI. Castiglione parla di Federico da Montefeltro, rievoca Federico da Montefeltro ormai morto da moltissimi anni, decenni, e scrive fra l'altre sue cose lodevoli sull'aspero sito di Urbino
edificò un palazzo, secondo l'opinione di molti il più bello che in tutta Italia si ritrova, ed ogni opportuna cosa lo fornì, che non un palazzo, ma una città in forma di palazzo esso pareva. Badate alle cose che vengono dette in una sola frase. Sull'aspero sito di Urbino, Castiglione sta chiudendo in una frase la difficoltà di superare la difficile orografia. Vedremo che tutto il palazzo tiene moltissimo conto del luogo dove viene costruito, sopra una collina con degli scoscesi, eccetera, eccetera, che ha però per la cultura umanistica un significato preciso. È la virtù dell'ingegno umano che vince gli ostacoli naturali, intesi come fortuna. Quindi, ritratto del principe come virtù ed intelligenza che vince la difficoltà naturale. Il più bello, è evidente, qui c'è un concetto di decorum ciceroniano, ed ogni opportuna cosa lo fornì. Lui sta parlando dell'alto livello delle funzioni nuove che assumerà il palazzo. Lo vedremo nelle lezioni prossime, proprio questa modernità funzionale delle parti di servizio del palazzo. Che non un palazzo, ma in città, in forma di palazzo, esso pareva. Vale a dire che l'oggetto, il solo oggetto architettonico, diventa polimorfo. Esattamente il contrario delle tavolette che abbiamo visto prima. Nelle tavolette una geometria astratta cerca di assoggettare a sé lo spazio polimorfo per eccellenza che è la città, lo spazio del pluralismo. Nel palazzo, così come lo vede Baldassarre Castiglione, l'oggetto singolo, il palazzo, diventa in forma di città, vale a dire assume più linguaggi, più parti che vengono coordinate in una unità. E questa unità che cominceremo a leggere domani.